La sentiamo dopo perché Giorgia è al telefono. Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Benvenuta. Sono molto felice di averti qua oggi. Grazie. Abbiamo ascoltato la tua prima scelta che erano in Ugenea. Come mai l'hai scelti? Sì, allora questa è un'ossessione recente, devo dire. Bene. Perché un po' di tempo fa il mio compagno mi fa: senti questo album che secondo me ti piace. Da quel momento sono diventata ossessionata, ascolto lo stesso album, Bar Mediterraneo, tutti i giorni. E quindi ho detto, perché non portare questa mia ossessione? Lo fanno in Ugenea comunque, perché si piantano nel cervello, è una cosa normale, sì. Andrea scrive al 351-5241-101, ciao alla mitica Giorgia di Bookish. Vedi, grazie, sei... ciao Andrea. È celebre la nostra Giorgia. Allora, genere Giappone, femminismi e queerness negli anime e nei manga. Oggi Giorgia è con noi, non solo come libraia, ma come curatrice e anche autrice di uno dei saggi di questa raccolta di saggi, pubblicata da pubblicata da Asterisco. E devo dire, veramente una raccolta che avevamo già puntato ovviamente da un po', da quando è uscita, e che non ha deluso le mie aspettative. Abbiamo aspettato che tornassi dal Giappone e poi subito abbiamo controllata Giorgia, quando è tornata, ho detto la dobbiamo sentire per questa raccolta. Allora, intanto, ovviamente, a parte l'interesse per il Giappone, qual è stata la molla che ti ha spinta a raccogliere anche, insomma, un po' di persone esperti e esperte per affrontare queste tematiche? Ma dunque, io ho cominciato a chiacchierare con la redazione di Asterisco perché avevamo questa idea in testa, mm-hmm, di mettere a frutto questi anni di cartoni animati e di manga che insomma la mia generazione e quella dopo ha coltivato, diciamo, con cura, per passione, e poi spesso per molti è diventato un lavoro. E quindi ci è venuta l'idea di questa raccolta, e quindi poi fare lo scouting, diciamo, il calciomercato è stato divertentissimo, perché poi appunto abbiamo cercato persone che si occupassero a vario titolo di fumetti, oppure di Giappone, o di questioni di genere. E insieme a loro abbiamo messo su appunto uno scheletro di questa antologia, pensando anche alle passioni di ciascuno, quindi diciamo la libertà totale è stata quella di lasciar decidere a loro quale fosse il manga o l'anime di cui si volevano occupare, e poi di lavorare insieme magari all'interno del testo sui temi che volevano toccare, però su quella c'è stata la libertà assoluta, tant'è che appunto io mi sono pescata la Mu, perché è una cosa... Certo. Della mia infanzia, e alcune scelte sono proprio così, cioè anche quando si tirano fuori criticità da un fumetto, tutti hanno pescato da una cosa che amavano moltissimo, ed è stato magari anche doloroso doverla criticare in qualche modo. Questa è stata una cosa di cui mi sono resa conto molto leggendo, anche un po' ho percepito il dolore di alcune persone che raccontavano, per esempio il saggio sui Pokémon, un po' sviscera tutti gli elementi che non vanno, no? A livello di sessismo, di mancanza di consenso, che voi direte nei Pokémon, sì, nei Pokémon ragazzi, perché ci sono delle cose. Allora, il punto è questo, che fondamentalmente tutto quello che vediamo da bambini e da bambine, diciamo che passa in un certo modo, però lascia dei semini nelle nostre teste, ed è questo il motivo per cui le cose, i prodotti, no, per l'infanzia o l'adolescenza devono essere curati particolarmente, perché diciamo che magari di alcune criticità non ci si rende conto, ma si impiantano nel cervello, e questo, mm-hmm, sicuramente è importante. Le immagini atterrano su terreno fertile. Esatto, su terreno fertile. Poi però quando si è grandi e si va a rivedere delle cose, mi pare che fosse proprio chi scriveva dei Pokémon che facendo un rewatch ha avuto un attimo di disagio, ma non solo, insomma, c'è anche il saggio su Pollon di Carla Gambale, che in effetti fa uscire, no, alcune delle criticità che erano in realtà poi, visto veramente da un po' più adulti, abbastanza evidenti, di questa bambina che dovrebbe essere una bambina, ma ha alcuni tratti che sono palesemente invece di ragazza, di donna quasi adulta. Sessualizzati, certo. Esatto, e poi vabbè, c'è tutto il mondo, in quel caso, delle divinità che si comporta, come in effetti poi la mitologia un po' ci ha passato, non è che è tanto diverso, però...
diciamo che uno si aspetterebbe un certo tipo di lavoro su un prodotto che evidentemente non è stato fatto a monte. E vorrei che un po' mi, visto che insomma è complesso parlare di tutti quanti i saggi, che sono tutti ugualmente interessanti, vorrei che mi pescassi due o tre cose che magari hai anche, non dico scoperto, però che ti hanno sorpresa nel curare questa raccolta di saggi. Allora, guarda, visto che hai citato il saggio su Pollon, io con Carla Gambale, che è l'autrice, ho fatto un paio di presentazioni quando è uscito il libro, e raccontarlo al pubblico è stato uno shock, nel senso che poi quasi tutti abbiamo visto Pollon, sì, che è un cartone animato per noi infantile, cioè noi l'abbiamo visto quando eravamo molto piccoli. E rifletterci adesso da adulti con le scene che Carla ci raccontava uno dopo l'altro è stato interessante, perché poi alcune cose quando sei piccolo appunto non le processi davvero, esatto, e rivederle da adulte invece appunto diventa uno shock culturale. È anche vero che rileggendo tutti questi saggi poi durante la lavorazione ti rendi conto di quanto negli anni 80 molti cartoni animati siano arrivati qui con un'assoluta libertà, la censura è arrivata un po' dopo, e quindi da bambini abbiamo assorbito cartoni animati che magari non erano pensati per l'infanzia, sì, il che è stato anche un vantaggio, nel senso che io ho avuto la fortuna di vedere tantissime cose, a partire da Ken il Guerriero. Infatti stavo pensando alla violenza di Ken il Guerriero, che la cosa divertente era che mia madre, per esempio, non mi faceva vedere Beverly Hills, perché era troppo, capito, spinto, certo, però potevo vedere il Guerriero, esatto, in cui morivano malissimo, cioè in dei modi... Sì, sì, sì. Poi se lo vuoi andare ad analizzare hai anche l'idea della violenza catartica, sì, certo, che non è mai un'esaltazione della risoluzione dei conflitti attraverso la violenza, però certo le scene c'erano, o mi ricordo anche Bam, il mostro umano, che mi faceva paurissima e che però io vedevo, insomma, molto piccola. Certo. Quindi diciamo che una riflessione che abbiamo fatto tutte insieme è stata proprio questa, cioè abbiamo visto tante cose che forse adesso non passerebbero. Certo, e poi devo dire che c'è un altro elemento abbastanza forte e molto interessante, ed è forse quello che conosciamo di meno anche qui in Italia o in Occidente, che è tutto il percorso delle istanze femministe o insomma legate a tematiche di genere in Giappone. Sì. Legati anche alla professione di mangaka o comunque di scrittrice, scrittore, disegnatore o disegnatrice. Mi dici qualcosa su questo? Allora, forse perché noi insomma ci siamo accorti dopo e in modo parziale della cultura giapponese, magari qui non è arrivata abbastanza o è arrivata solo in alcune forme, che magari abbiamo appunto sottovalutato tutte le spinte femministe che sia autoctone, sia che poi venivano assorbite dall'esterno. Alla fine degli anni 60 e 70 sono stati un motore potente in tutto il mondo e quindi anche in Giappone. E in questo fare il mangaka in Giappone è un lavoro molto faticoso, bisogna produrre, perché poi la serializzazione dei manga necessita di un ritmo molto serrato, e in un mondo che è estremamente maschile e maschilista fare la mangaka ed essere anche donna è faticosissimo. Un'analisi molto attenta la fa Mara Famularo, che si occupa di un gruppo di fumettiste che si chiama Gruppo dell'Anno 24, ed è un gruppo che decide di vivere ad esempio come una comune, di vivere insieme, di condividere le fatiche, il lavoro di cura, la solidarietà diciamo tra di loro, e di lavorare anche poi insieme. Quella è un'esperienza interessante. E un'analisi invece un po' più contemporanea la fa Francesca Torre con l'anime di Agretsuko, che insomma è una cosa nuova che si trova ancora su Netflix, della storia di questa impiegata che è un panda rosso che è vittima di mobbing in ufficio e si sfoga andando a cantare growl e metal al karaoke. Anche quella è un'analisi molto attenta del mondo del lavoro in Giappone, di come appunto il lavoro femminile sia sottovalutato e sottopagato. Quindi ci sono, devo dire che i manga e gli anime si fanno spesso portatori di istanze molto profonde, verticali, che se vai ad analizzare trovi insomma moltissime questioni non risolte che
sulle quali insomma si sta lavorando. E questo, insomma, questo alternarsi di divertimento tra fumetto e analisi sociologica più profonda è una cosa della raccolta che insomma, molto divertito, mi ha anche molto soddisfatto, devo dire, lavorandoci. Funziona tantissimo, perché in effetti poi sono anche tematiche che noi non conosciamo e che forse sono anche molto, diciamo, rovinate da una serie di stereotipi che noi occidentali abbiamo anche sulla percezione del fumetto in Giappone. Per esempio, tutto il discorso legato al fumetto come, passami il modo in cui lo dico che è sicuramente sbagliato, però come sfogo sessuale, cioè, sì, detto sì. Così è orribile, però è un po' l'idea che molti hanno, no? Questa cosa delle mutandine, del guarda, cioè quanto c'è di reale in questo e quanto c'è di invece appunto stereotipo? Ma diciamo che noi siamo molto pro-originosi, esatto, vista la nostra storia culturale, quindi tutto ciò che è un minimo accenno al sesso fa subito alzare le antenne. Come dicevi tu prima, Beverly Hills no, ma che era il guerriero sì. Esatto. Quando negli anni 90 è arrivato qui Dragon Ball, hanno censurato subito tutto, Bulma, Cici, il modo in cui si sposa Goku perché aveva toccato Cici, qui non si era visto, era stata proprio tagliata la scena. Viene censurata tantissimo Giorgi, per esempio, quindi tutte le scene di sesso, di droga, scompaiono nel cartone animato nella versione italiana. Quindi diciamo che il doverlo, già soltanto l'idea di doverlo censurare rafforza l'idea che le produzioni giapponesi siano morbose. Esatto. In realtà, per quanto ci siano, appunto, come dicevamo anche con Pollon, ci siano chiaramente delle questioni di sessismo aperte e visibili a tutti, chiaramente è anche un problema culturale, nel senso che spesso non abbiamo, o sicuramente 30 anni fa non avevamo gli strumenti per leggere davvero un portato culturale che è molto diverso dal nostro. Mm-hmm. Adesso invece magari gli strumenti ce l'abbiamo, la cultura giapponese è un po' più conosciuta, insomma i manga vivono questo momento di successo incredibile nelle classifiche, anche in libreria, quindi possiamo dire che un po' di stereotipi ce li siamo lasciati alle spalle. Certo. A questo proposito vi consiglio di andare a vedere un video che avevamo pubblicato un po' di tempo fa, era il 2022, era un'intervista a Claudia Calzuola che si occupava, oh, sì, si occupa di della, diciamo, della collana queer di Star Comics, che ci aveva un po' raccontato il queer all'interno dei manga e come veniva poi diciamo ripreso anche in Italia, e era stata una conversazione molto interessante con me, assolutamente inesperta, ma anche con me, eh. Proprio non sapevo assolutamente nulla, e lei mi ha spiegato un sacco di cose. E a proposito della parte queer, anche lì c'è da scoprire, perché un po' per il problema linguistico, che è un problema che ovviamente noi italiani, avendo precisamente in una lingua con un genere, no? Con dei generi precisi, sì, abbiamo sempre un po' di difficoltà a gestire personaggi anche negli adattamenti, che invece sarebbero in originale un po' più fluidi. Sì. Mi dici qualcosa rispetto a questa fluidità di genere nei fumetti, nei manga, insomma in quello che avete un po' raccolto e studiato? Beh, allora guarda, la prima cosa più palese, più eclatante, è quella di Sailor Moon. Ci sono, sì, delle personaggi che diventano personaggi o che in Italia vengono completamente appiattiti, un po' appunto per problemi linguistici, cioè noi non abbiamo un neutro e quindi nel momento di doppiare è stato deciso di appiattire tutto al femminile o al maschile, un po' anche per questioni appunto di mancata compressione della fluidità di alcuni personaggi, e nella raccolta lo racconta bene anche Andrea Pancini con di come appunto Sailor Moon abbia in qualche modo messo in discussione tutti gli stereotipi di genere che c'erano in Giappone, ma anche qui. In Giappone c'è una lunga tradizione, per esempio, di uomini che fanno solo ruoli da donne nel teatro, gli onagata, uh-huh, nel teatro kabuki, che è teatro, insomma, una forma di teatro tradizionale, e quindi c'è anche meno difficoltà nell'accettare culturalmente l'idea di un personaggio che si muove fluidamente tra un genere e l'altro. E devo dire che appunto adesso la mia impressione, perché poi insomma le generazioni cambiano e è difficile poi mantenere davvero la connessione con le persone molto più giovani di te, che cosa guardano, come fruiscono i prodotti culturali, però la mia impressione
è che questa cosa si sia, questa difficoltà, questa diffidenza si stia perdendo e si accetti finalmente, insomma, anche questa idea fluida di genere, di personaggi, di, non soltanto nei manga, sì. Penso anche alla letteratura contemporanea e Claudia Cazzuola, appunto, di Star Comics. Lo racconta molto meglio di me, perché lei, per esempio, sta facendo un lavorone sulla parte queer dei manga e di come viene raccontata in Italia. Quindi anche nelle fumetterie c'è molta più apertura, anche nelle librerie, e insomma, questo mi fa molto piacere. Questo succede anche, adesso mi viene in mente anche su cartoni animati e fumetti che magari non sono qui nella raccolta, però c'era questo cartone animato un po' vecchio che era Mademoiselle Anne, E che come aveva una no? cameriera che era in realtà un uomo che È si vero, vestiva sì. da cameriera. Quindi diciamo, è una cosa che poi quando la vedi da bambino l'accetti così com'è, non la poni nemmeno in E discussione. infatti adesso ho avuto un flash, ed era, cioè, a me piaceva un sacco, ti potrei cantare la sigla, ma non è il caso. Il Fujiyama veglia, quella lì, no? Sì. Però ecco, non mi ricordavo questo tratto, però ripensandoci invece sì, perché lo dai per assodato, no? Quando sei Esatto, piccola. sì, non era un problema. No, assolutamente no. Non lo è mai, ecco, quello volevo dire, da quando lo vedevamo da bambini, non è mai stato un problema per noi accettare qualunque cosa. Certo. Senti, invece, rifacendo un attimo un salto nella professione di libraia, Sì. che appunto ha il polso un po' di quella che è la reazione del pubblico rispetto sia ai fumetti, ma anche alle opere del Giappone, visto che c'è un momento di grande fortuna di ciò che viene da lì, di nuovo, anche dal punto di vista letterario. Secondo te quali sono, qual è la causa, se ce n'è, insomma, uno o più di una, e che tipo di produzioni stanno arrivando e che tipo di interesse, diciamo, risvegliano nel lettore e nella lettrice? Allora, io mi occupo di Giappone da più di 20 anni. Ormai la libreria, insomma, sta lì da 9 ed è specializzata in letteratura giapponese, quindi letteratura orientale, però ovviamente, vista anche la mia specializzazione personale, il Giappone si sta mangiando tutti gli altri scaffali, però insomma. E accanto a me, adesso faccio un po' di pubblicità ad Prego, prego, altri, prego. c'è in realtà una fumetteria piena di manga, quindi devo dire che nella mia via c'è questo polo nipponico che chiaramente mi fa gioco e mi piace, cioè sono molto contenta di stare lì. E nel corso degli anni devo dire che il Giappone piace sempre un po', nel senso non è mai dimenticato, ci sono prodotti editoriali molto carini. Negli ultimi 2 o 3 anni è proprio esploso, però un po' perché appunto i manga. Più che i manga, in realtà le classifiche si sono accorte di quanto Sì, vendono i manga. ok, sì. E quindi hai cominciato a trovare magari i manga nelle classifiche ufficiali editoriali, li hai trovati sui giornali che parlano di editorie e di pubblicazioni. Grazie alle piattaforme streaming, gli anime sono arrivati, insomma, un po' più capillarmente in tutte le case. Quindi il Giappone, diciamo, è tornato sulla cresta dell'onda, l'editoria se n'è accorta e quindi è pieno di prodotti culturali di varia natura e di varia qualità, diciamo, da libroni meravigliosi e anche un po' costosi, che sono curati anche da un punto di vista, se vuoi, estetico, di scelta della carta, di copertine particolari, a una valanga di romanzi su cartolerie, Sì, caffetterie, sì. librerie, Il insomma caffè, dove tutti bevi il i piccoli caffè, mestieri, i come bevi il ristoranti. Sì. caffè, esatto. Ciao Itogawa, Sì. ciao. Esatto, ciao Tito Gavo che è passato dalle locande alle cartolerie. Grazie mille, Giorgia. Ma grazie a voi. Genere Giappone, femminismi e queerness negli anime e nei manga, a cura di Giorgia Sallusti, pubblicato da Asterisco. Se volete E approfondire, mi intrometto, Giorgia Sallusti può essere anche fruita su altre piattaforme, anche su altri mezzi, lei, perché bro, lei proprio lei proprio, fisicamente. sì, Io mi fruitemi. ti sei copiata, clonata, sia appunto qui stavamo parlando di una tua curatela, ma se volete qualcosa di più specifico e più Sallusti, cioè a Tokyo con Murakami, la città che gira le viti del mondo, Giulio Perrone editore, addirittura se la sua voce Il piace podcast. abbastanza un bel po',
Cioè Yamato, un podcast di Emons Records, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Ce n'è veramente per letteralmente tutti i gusti. Sto occupando tutti gli spazi possibili. Fai bene. Come sta facendo il Giappone? Tra l'altro, esatto, infatti. Esatto, c'è una forma di imperialismo culturale. Il soft power di Giorgia. Esatto. Grazie mille Giorgia. Grazie. E la seconda scelta È Nina Simone, esatto. Come mai scelto posso lei? Dire solo una cosa? Certo. Assolutamente sì. È un periodo che la sto riascoltando perché sono andata a vedere Perfect Days di Wim Wenders che ha pensato a Tokyo, e questa canzone è nella colonna sonora. Okay. Quindi è ritornata. È nella furbo mia Wim Wenders, è furbo. È molto furbo, sì. Grazie mille Giorgia, grazie a presto. A ciao. Dobbiamo richiamarla perché la domanda come sta il Giappone non gliel'ho fatta, quindi dobbiamo rifare. Va bene, gliela faremo. Ciao. Ciao. Birds flying high, you know how I feel.